sono doppiamente felice perché ricevono un premio così importante nella città dove lavoro, ma soprattutto qui a Coverciano, dove sono cresciuto, per le volte che vengo e il dottore mi dà dei consigli straordinari. Quindi sono veramente molto contento, spero di essere all'altezza di questo premio. Fortunatamente non si può rivincere, quindi non devo preoccuparmi di tanto. Un premio così importante è un'emozione in più, perché oltre a quella di vincere lo scudetto nella mia città, un riconoscimento nella mia regione, Firenze, quindi queste sono cose, sono valori aggiunti, ed un onore particolare. E poi essere qui con i nomi illustri dei predecessori, e perché no, anche il piacere di portare la pallacanestro a ricevere un premio qui nella patria del calcio. E poi nel pensiero di Nereo Rocco, sicuramente vorrei accomunare tanti allenatori anche a una figura così straordinaria, tanti allenatori del mio sport, perché chi in quei tempi ha fatto così tanto sono stati veri e propri pionieri. E anche se adesso un po' tutto è cambiato, per noi dobbiamo lavorare con computer e con CD, e la pratica diventa tutto esasperato, però se facciamo questa professione in merito di questi grandi personaggi del passato. Posso parlarvi di Nereo Rocco perché ci ho vissuto insieme una parte della mia vita, quindi ho qualcosa da dire. Dovete sapere che nella iconografia del Guerin Sportivo Nereo era sempre rappresentato insieme a Niccolò Carosio, e si scolavano botti, bottiglie, tini, intere navi di whisky, ed era il loro gioco preferito. C'era un'altra iconografia del Guerino che era sempre sorridente anche davanti ai misteri dell'aldilà, ed era una nuvoletta sulla quale andavano a sedere quei compagni di viaggio che se ne andavano. E allora io devo immaginare, con lo spirito di quello che allora era il maestro di queste cose, Marino Guarguaglini, che in questo momento ci sia una nuvoletta sulla quale Nereo, magari vicino a Gipoviani, un po' per parlare di calcio, un po' per litigare, sta dicendo: ma proprio a te, Mona, te doveva dar quel premio. Sono molto contento, anche il colmo dire non sono affatto contento. Sono contentissimo di questo premio, e vi dirò che quando mi è stato proposto, anzi imposto, dal dottor Fini, che mi ha telefonato, io avevo equivocato: sai, no, tu devi prendere questo premio per il museo. Io non sapevo dell'esistenza di questo museo e non pensavo di essere già passato tra... Comunque dopo ha specificato che si trattava del premio Nereo Rocco, e io ho detto immediatamente sì. Non sono uno facile ad accettare premi, perché so che a volte sono fatti più che altro per attirare gente o fare delle feste, e questo qui invece aveva una motivazione molto importante, e poi era legato, soprattutto intitolato a Nereo Rocco, che io, come tutti quelli della mia generazione, hanno amato sia come calciatore che come uomo. Io ebbi la fortuna di vederlo giocare nella Triestina, perché abitavo a Trieste allora, avevo pochi anni, perché c'era una certa, non molto, ma sono una decina d'anni di differenza di età, e poi ho avuto modo di rivederlo anni dopo alle Colline Pistoiesi, che era un ristorante di Milano che ospitava spesso giocatori, allenatori, eccetera. E allora venivo ogni tanto invitato al suo tavolo insieme con Gianni Brera, e dico la verità, erano delle lezioni di calcio e di umanità. Innanzitutto, la validità di un premio è sempre legata alla persona, alla memoria del quale viene assegnato, no? Nereo Rocco, e anche alle persone che hanno preceduto nella consegna del premio, tutte persone di grande qualità. Nereo Rocco, io lo ricordo come allenatore, allenava il Milan negli anni che giocavo io nella Sampdoria. Dal punto di vista tecnico è stato secondo me un innovatore, dal punto di vista tattico, creando qualcosa sempre di nuovo nel periodo che ha allenato lui, ma soprattutto si è fatto apprezzare per le grandi doti di umanità che è riuscito ad infondere, e a gestire una grande squadra come il Milan, con grandissimi campioni, con un senso di umanità che difficilmente un allenatore può avere in una grande società. Io ho conosciuto, dicevo, Nereo Rocco, e
quella tembra, quello stampo che si è sicuramente perso, di quella visione che non era dilettantesca, tutt'altro, ma che era genuina nel rapporto con il calcio, che era fatto, come sentiva prima, in quelli che oggi chiamiamo fuori onda, no? In quelle registrazioni, in una pausa di allenamento, che cosa fosse davvero Nereo Rocco. Ma quello che voglio dire è che Nereo Rocco era, io l'ho conosciuto ragazzino, non un bambino, però era un ragazzino, era veramente quell'interpretazione del calcio, del mondo del calcio, a misura d'uomo, che in gran parte i tanti quattrini che adesso ruotano attorno allo sport più popolare hanno fatto inevitabilmente, fatalmente perdere. Io vi ringrazio per questo premio, perché mi fa toccare con mano in realtà una dimensione che continua a essere quella del calcio come divertimento, come competizione sana, come voglia di crescere.